nelle puntate precedenti. E mi raccomando, questa cosa non la deve sapere nessuno. Buongiorno. Ho notizie dal palazzo. Cosa sai? Parla. Ho scoperto come il re intende fermare l'invasione dei nostri amici francesi. Mi dovete dare informazioni. Devo sapere quanti giacobini si nascondono nel regno di Napoli per stanarli tutti. Maestà, ma mi state chiedendo un qualche cosa di impossibile? E poi fonti certe mi hanno informato che con l'arrivo di Napoleone si stanno organizzando. Maledetti giacobini, ma perché si sono ostinati a volere questa repubblica? Voi mai dovete aiutare, a me mi servono informazioni, quante più informazioni possibile. Ah, a sua disposizione, però, maestà, le informazioni costano. Ecco qua. Allora non ci sono problemi, maestà. Vi posso chiedere un'informazione a voi, ma o bagno, dove sta? Scendendo a sinistra. Ah, scendendo. Yeah. È il denaro. Voglio, le informazioni costano. Venga. Piano. Ce la fa? Messie Sanfrason, benvenuto al Palazzo Reale. Finalmente, ho il cuore in gola. Il francese è arrivato a palazzo. Bene. E il re sospetta qualcosa? Mica ha capito che sei giacobino. Ma chi? Mi ha nominato capo dei servizi segreti. Mi ha dato anche dei soldi per smascherare i giacobini. Capo Simmanui, bravo, ottimo lavoro. Ehi, torna a palazzo e non ti muovere fino al nuovo ordine. Mi raccomando, resta nell'ombra. Ma che di sotto solo fanno fotendi di cavera? Non abbiamo molto tempo, Dobbiamo istruire lo zotico per farlo scambiare come nobile francese. Così effettueremo subito lo scambio. Ma Buonocore dov'è? L'ho mandato fuori a prendere dell'acqua. Per bere? No, cosa la va? Il uso zuso. Scusate la preghiera. Prego. Io vi vedo sempre gironzolare per dentro al palazzo, ma non capite bene quali sono le vostre mansioni. Voi di che cosa vi occupate? Il re mi ha nominato capo dei servizi segreti. Ma no, ma raccomando, non dicite a nessuno. Meno male che non vado a essere nessuno. Vabbè, sono 10 Ave Maria e 4 Pater Nostra. E perché? Che me l'avete confessato, io faccio mestiere mio, voi facete un mestiere vostro. A proposito, in quanto spia, sì. Non è che potete mettere orecchio per vedere il bilocale a Roma, zona Vaticano? E che lo chiedete a me? Scusate, voi facete la spia? Insomma, tenne spia. Che mi organizzano un funerale, invece stiamo organizzando un matrimonio. Ma il cafone non doveva cadere a duello? Solo che quando è caduto, in da paura si è pentito e ha detto che a Maria se la sposa. E ora l'ha portunata, dica già. E mo'? Mo' glielo dico io a Castaldo e a Pimentel. Mi raccomando, a ricordati. Tu lavori ancora per noi. Uè, prete bello il suicidio, ma chi l'ha fatto da pezzire? Uomo pare prete un signore, mo' pare. Come pare? Ora tu ti devi convincere che sei un nobile. Mi raccomando, l'inchino, come ti abbiamo fatto vedere prima. Piede in avanti. No, una cosa, signor Mezzallanite. Io ci mi marizzate a modo mio. Guardate che allora. Guardate che bello pare di scarpe che tengo. Non ho capito. Guardate che bello pare di scarpe che tengo. Non ho capito. Ma è proprio analfabetica che c'è, è proprio ignorante. Siamo nelle tue mani. Devi essere un nobile. Io posso fare mobili, sono andato 7.000, sono andato. Lo accompagni lei a palazzo, non posso farmi vedere, sospetterebbero di me. Va bene, andiamo. E arriviamo. Da questa parte. A cane? Sì, non ti preoccupare. Posso? Oh, la nostra cara spia, entra, accomodati, a te stavamo aspettando. Castaldo? Pimentel? Ho fatto un buon lavoro, no? Volevamo appunto congratularci con te per il lavoro svolto. Napoleone e la Repubblica te ne saranno riconoscenti. Modestamente, sono la migliore spia del regno. È andato tutto liscio come l'olio. Ah, brava, viste come la spia l'uoglie, capito? Non ho capito. È buono, complimenti. Non era facile tradire il re. E tu ci sei riuscito perfettamente, complimenti. E adesso brindia. Oh, sì. Brindia. Alla Repubblica! E perché? E come
perché capirai che non possiamo lasciare tracce. Come hai tradito il re, potresti benissimo tradire anche noi. Sei stata la spia.